Uno a uno in una situazione del genere rispetto a... Beh, la cosa completamente diversa dagli altri concerti è l'attenzione della gente. Questa è la cosa che inizialmente ti lascia un attimino, ti fa perdere un po' l'equilibrio all'inizio, no? A parte che io non ce l'ho comunque l'equilibrio, però comunque... però è... Beh, affascinante, nel senso che comunque è una situazione nuova e che ti porta poi anche a comportarti diversamente nei confronti di quello che stai facendo. To face is not what I'm looking for.
pathetic enough to speak once more. Face to face is now even worse. Nothing, 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 got nothing to say at all. Waste, waste, and I'm still wasting buzz. Is it your rubbish full of, full of, full of, full of, full of, full of loves? Wait, wait, look what it made you love. Nothing, 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 got nothing to say at all. It's now even better. It's now even better to feel. Like rain, bow. It's now. Di solito tendo a chiudere gli occhi, no, quando suono, quindi è come se mi rinchiudo in una mia cameretta, diciamo. E quindi anche quando sono in un posto più grande cerco sempre di rannicchiarmi in qualcosa di più piccolo.
pian piano, quando poi inizia a prendere piede il concerto, inizio a ambientarmi nella situazione in cui sono. E comunque penso che le cose più belle appunto avvengono nelle camerette, no? Dove alla fine tutto quello che abbiamo fatto bene o male nasce. Se non è in una cameretta, in un luogo piccolo come un garage. Perché i pezzi nascono quasi in acustico. Cioè, le basi sono quelle, poi tutto quello che è sinte, elettronica, viene aggiunto in seguito per arricchire, per cambiare gli arrangiamenti e tutto. Però in partenza c'è molto acustica la cosa. Cioè io penso all'acustico come una cosa veramente povera di tutto, che arricchendola diventa magari elettrica, non lo so. Poi... So